Sei davvero resuscitato dalla morte. Il potere del sangue del drago. Non avrei mai creduto di vederlo con i miei occhi. Chi sei? Mi chiamo Emma. Sono un cerusico e servo il mio signore. Quale signore? Perdonami, ma non posso svelare la sua identità per la sua sicurezza. Ma il mio signore mi ha ordinato espressamente di darti ogni aiuto possibile. Non ti chiedo di fidarti di me, ma obbedirò agli ordini del mio signore. La tua fiaschetta di acqua medicinale, in origine l'ho realizzata io. Sono un cerusico e in quanto tale ti aiuterò. Hai realizzato tu questa fiaschetta? Sì. Era per Lord Kuro, ma pare che l'abbia affidata a te. Senz'altro l'avrai notato, ma le acque medicinali di questa fiaschetta sgorgano dal nulla. Anche dopo averla svuotata, sarà nuovamente piena dopo un breve riposo. Sì. Esiste un modo per migliorarlo? Portami dei semi di zucca. Semi di zucca? Sì. Dai semi di zucca si ricavano acque medicinali. Se aggiungo questi semi, la quantità di acque medicinali aumenterà. Se ne trovi, portameli. Va bene. Ho una richiesta da farti. Di che si tratta? Per favore, mostrami il tuo viso. Cosa? Questo marchio bianco. L'hai dalla nascita? No. Allora vuol dire che compare su chi ha ricevuto il retaggio del drago. O forse è un segno premonitore. Hai finito? Sì, può bastare così. Chiedo scusa. Sono stata scortese. Quindi non è una voglia. Allora, significa che compare su chi ha ricevuto il retaggio del drago. O forse è un segno premonitore. Non ho ancora ben chiari i dettagli, ma sembra che il tuo corpo non sia più vincolato alle regole del nostro mondo. Se noti qualcosa di allarmante, vieni a trovarmi. Lo farò. Non ho ancora ben chiari i dettagli, ma sembra che il tuo corpo non sia più vincolato alle regole del nostro mondo. Se noti qualcosa di allarmante, vieni a trovarmi. Lo farò. Addio. Ancora tu? Devo scolpire Buddha. Tu fai quello che vuoi. Allora sarà per un'altra volta. Ti ospiterò quando vuoi. Sono felice che tu sia qui, Mastro Lupo. Non ho ancora ben chiari i dettagli, ma non ti ho mai visto prima. Come ti chiami? Non vuoi dirlo. Hai l'aria di un abile shinobi, però. Uno shinobi o forse signore. Esaudisci la mia umile richiesta. Affrontami in battaglia.
Ancora vivo, come pensavo. La tua abilità con la spada era davvero ammirevole. In pochi mi hanno ucciso con tale perizia. Che cosa sei? Qualcuno mi chiama senza morte. Altri posseduto. Non posso morire. Sono e basta. E tu? Cosa ti porta in un tempio in rovina come questo? A quanto pare hai parecchi pensieri. Senti, perché non mi sfrutti per allenarti con la spada? Potrebbe tornarti utile per la tua missione, quale che sia. Un corpo caldo che non può morire può esserti utile. Ti offro il mio. Ebbene? Molto bene. Allora, cominciamo. Dicono che sguainare la spada sia una buona cura per la noia. Hai notato? Questo tempio attrae chi non sa dove altro andare. Rientro sicuramente in questa descrizione. E sarà per questo che di tanto in tanto si trovano cose molto interessanti nella cassetta delle offerte. Questo tempio attrae chi non sa dove altro andare. Rientro sicuramente in questa descrizione. E sarà per questo che di tanto in tanto si trovano cose molto interessanti nella cassetta delle offerte. Sarò io il tuo avversario. Affrontami ancora. Di nuovo. Scontro soddisfacente. Sarò io il tuo avversario. Affrontami ancora. Di nuovo. Contro soddisfacente. Sarò io il tuo avversario.
qualcosa non va? Qualcosa non va? Di nuovo. Affrontami ancora. Qualcosa non... Che problema c'è? Esecuzione perfetta. Riguardo al nostro allenamento, direi che è giunto il momento di combattere per davvero, non trovi? Attaccami come se volessi uccidermi. È il modo migliore per prepararsi alla vera lotta. Qualcosa non va? Perché ti sacrifichi tanto? Un po' per passare il tempo. E un po'... Beh, voglio fare qualcosa per quel tuo volto accigliato. Va bene. Basta chiacchiere. Cominciamo. Ora cominciamo. Sì. Che problema c'è? Di nuovo. Contro soddisfacente. Questo tempio attrae chi non sa dove altri entro si sarà. Di tanto... Torna quando vuoi. Se vuoi provare nuove tecniche, sono a disposizione.
Ah!